Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 69. Mi svegliai alle 6 con Est e andammo in cucina a preparare la colazione. Teo, sei pronto? Più che mai. Vado a svegliare Sara. Te nel frattempo prepara la tavola. Va bene. Mi misi a preparare la tavola e in 2 minuti vidi scendere Sara con Est. Ci sedemmo a fare colazione silenziosamente. Silenzio di tomba proprio. Come mai questo silenzio? Piccola, nulla, sono assonnato. Vado a prepararmi, papi. Va bene, amore, fai in fretta, sono già le 7:30. Sì. Sistemammo io e Est la cucina e ci sedemmo a sorseggiare un altro po' di caffè. Sono un po' impaurito, non so cosa pensare. Sembra strano tutto quanto. Comunque vada, almeno posso dire di averci provato. Vidi scendere Sara e così ci avviammo in macchina e misi in moto. Ciao piccola, comportati bene. Sì, papi. Ciao. Ciao Est. Ciao. Guardai Sara entrare nell'edificio e poi partimmo verso la nostra meta. Teo, siamo arrivati? Sì, devo trovare parcheggio. Finalmente trovai un parcheggio, scendemmo e ci avviammo. Buongiorno, come posso aiutarvi? Vorremmo avere delle informazioni riguardanti l'omicidio che è avvenuto a casa nostra. Ci fece sedere e iniziò a raccontare tutto quello che era successo e di pochi indizi che avevamo trovato. Mi spiace, non posso esservi utile. Ora uscite. Ma scusi, perché? Adesso ci spieghi. Ho detto sparite! Non era lui. Si trasformò in un mostro.